Continuiamo con la questione 2 che fa riferimento all'atto interno della fede. E l'articolo 6 si chiede, tutti sono ugualmente tenuti ad avere una fede esplicita? Cosa vuol dire fede esplicita? Vuol dire conoscere pienamente tutti gli articoli di fede, aderirvi. Ora, è un problema che abbiamo già affrontato in altre circostanze e che purtroppo oggi, con l'idea di una libertà assurda, si pensa che ognuno possa con delle scelte pseudo libertarie, credere in quel che vuole. Ora, per carità, ognuno faccia e percorra la propria strada, ma se si vuole partecipare e vivere in una comunità cristiana che dovrebbe avere come caratteristica fondante l'unità di fede, non è possibile percorrere questa strada. Ma non è soltanto una questione di fede, in qualsiasi ramo noi dobbiamo del sapere, ma non soltanto sapere teorico, ma anche sapere pratico, noi dobbiamo affidarci a degli esperti. Io posso avere delle cognizioni di idraulica, ma poi per conoscere i nuovi prodotti, per conoscere certe furbizie e certi interventi, devo, sempre che l'idraulico sia preparato, ma anche in riferimento alla fede ci sono dei se, devo rivolgermi a un idraulico. Se io ho dei problemi di salute seri, anche se io posso avere una spolverata di conoscenze sanitarie, da una mia esperienza precedente, io mi devo rivolgere a un medico. Invece, in questione di fede, oggi tutti blaterano e vogliono dire la propria senza i dovuti presupposti. E d'altra parte, bisogna mettersi in testa una cosa molto semplice, che contrariamente a chi pensa che la fede cristiana sia la barzelletta o, come dicevo, una certa astrofisica, il racconto della Befana, è necessario conoscere la Bibbia. E la Bibbia non sono quattro parole messe in croce, è una lunga storia, una lunga riflessione, che è poi la rivelazione di Dio agli uomini, lenta da buon maestro, in nome di una pedagogia seria. Perciò, se noi intendiamo con fede esplicita il fatto che tutti i cristiani debbano conoscere precisamente tutti gli articoli di fede con le giuste motivazioni e debbano fare teologia, non è possibile. Ecco perché ci dice Tommaso, per rendere esplicite le cose di fede ci vuole la rivelazione di Dio, poiché le cose di fede trascendono la ragione naturale. Quindi parliamo di cristianesimo, poi se uno vuole abbracciare un altro tipo di fede, faccia quel che vuole, ma non si può definirsi cristiani quando poi si fanno delle scelte che sono contrarie al messaggio cristiano, che sono contrarie alla rivelazione biblica. Ma la rivelazione divina giunge agli inferiori attraverso i superiori. Ma questo non è soltanto per la liberazione, abbiamo detto per qualsiasi arte, per qualsiasi conoscenza. Capita questo anche nella scuola, è evidente. Secondo un certo ordine, abbiamo sempre parlato di ordine. Senza ordine non c'è nulla, non si riesce né ad apprendere né a conoscere, non c'è scienza, non c'è neanche un'opinione seria. Non c'è neanche un lavoro, un'opera che si possa definire sicura. Perciò
Per lo stesso motivo, dunque, è necessario perciò che anche tra gli uomini l'esplicitazione della fede negli inferiori dipenda dai superiori. Ecco perché Gesù dà il compito ben preciso agli apostoli e addirittura a Pietro il compito di conferma nella fede i tuoi fratelli. Tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia chiesa. E Pietro, la pietra è Cristo evidentemente, ma il gioco di parole, addirittura Gesù cambia il nome di Simone, ha un significato ben preciso. Gli uomini più dotati, che hanno il compito di istruire gli altri, sono tenuti ad avere una conoscenza più vasta delle cose di fede e a credere in maniera più esplicita. Così sta facendo Tommaso d'Aquino. Naturalmente, per seguire la strada di Tommaso d'Aquino, Tommaso ha dovuto abbandonare i lavori materiali. È come un medico che, se vuole esercitare l'arte della medicina, non può mettersi a costruire la casa o fare l'agricoltore. Il lavoro è quello, poi per hobby potrà anche come passatempo abbracciare qualsiasi attività, ma una professione, un lavoro serio dipende da una preparazione, da una conoscenza adeguata. Quindi la conoscenza esplicita che si intende in modo completo dalla fede cristiana è riservata a chi si impegna in questa direzione e che, come abbiamo visto, con dei doni, con un obiettivo preciso, con l'aiuto dello Spirito, ha questo compito all'interno della comunità. Con questo non creda il soggetto di essere superiore agli altri, sta compiendo semplicemente una opera che deve essere di servizio. È anche vero, purtroppo sarà sempre così, che chi ha in mano questi poteri, in questo caso è il potere teologico delle proprie conoscenze, c'è chi ne approfitta per ingannare gli altri. Vi ricordate Don Abbondio nei Promessi Sposi? Ma il fatto che qualcuno o tanti si comportino in questo modo era già stato definito e previsto da Cristo. Molti entreranno, molti, non tutti evidentemente, molti entreranno nel ricovero delle pecore e saranno lupi travestiti da pastori. Anche questo era stato previsto, ma il fatto che ci siano dei lupi travestiti da pastori, il fatto che ci siano degli emeriti ignoranti travestiti da medici, non invalida la teoria e il pensiero di Tommaso. Come l'ignorante che si spaccia per medico non invalida il valore della medicina, così è il ruolo del medico, così il teologo che utilizza la teologia per asservire gli altri, ricordatevi la religione come instrumentum imperi, non invalida assolutamente questo pensiero fondante dell'articolo 6 della questione 2 di Tommaso. Vediamo le obiezioni, che sono importanti in questo caso le obiezioni. L'esplicitazione delle cose di fede è indispensabile alla salvezza, come abbiamo dimostrato nell'articolo precedente. Dunque tutti sono tenuti ugualmente a credere in maniera esplicita? No. Se con maniera esplicita tutti dovrebbero conoscere gli articoli di fede. Non è così. Vediamo, la fede esplicita nelle cose di Dio non è ugualmente necessaria per tutti, perché i maggiorenti, cioè quelli che sono preparati e che sono e hanno il compito di guidare i propri fratelli, sono tenuti a credere evidentemente più cose degli altri, ma gli altri sono guidati da proprio coloro che hanno il ruolo di guida in questo settore teologico. Molto spesso la Chiesa, con questa supremazia teologica,
ha voluto avere anche una supremazia politica, e qui le cose non funzionano. E abbiamo Dante che ci dice nel De Monarchia: un conto è l'autorità dello Stato, un conto è l'autorità della Chiesa. Queste due cose non si possono sovrapporre né si possono confondere. Talora le persone semplici sono esaminate sui più minuti articoli di fede, quindi tutti sono, quando le persone semplici sono esaminate sui più minuti articoli di fede, ci si commette un errore gravissimo, perché si confondono le persone semplici e si dà un giudizio temerario sull'ignorante, ignorante inteso evidentemente in senso buono, che assolutamente non è permesso a nessuno. Però qui c'è una obiezione più che mai vera. Se la gente del popolo non è tenuta ad avere una fede esplicita, ma implicita soltanto, è obbligata ad avere una fede implicita sulla fede dei maggiorenti, cioè le mie guide, come capitava ancora 50, 100 anni fa, no? C'era il catechismo, e c'erano delle domande, c'erano delle risposte, la Bibbia molto spesso si accusa la Chiesa che di questo fatto, che non affrontava la lettura della Bibbia quanto piuttosto emetteva degli articoli di fede, il catechismo, no? È un pensiero errato, perché abbiamo detto più di una volta che per leggere un testo sacro ci vuole una preparazione non indifferente, per cui alla gente semplice si davano degli articoli pratici. Giustamente però l'obiezione dice: questo è pericoloso, perché può capitare che i maggiorenti cadano nell'errore. Dunque anche la gente semplice deve avere una fede esplicita. È vero, le guide, pensate solamente a tutte le scissioni, perché voi capite, tante volte io penso alla condizione di Tommaso d'Aquino, un grande teologo, non c'è dubbio, ma visse in un periodo a parte i movimenti valdesi e albigesi, che si pensava che sarebbero venuti meno, ma non ci furono a quel tempo delle grandi fratture. Anche la Chiesa d'Oriente, dal punto di vista dogmatico, era vicina a quella cattolica. Infatti si cercò fino all'ultimo con il Concilio di Lione di trovare una soluzione, quel concilio a cui sarebbe dovuto arrivare anche Tommaso, invece abbiamo detto è morto per strada. Si era cercata una soluzione per ritrovare l'unità dei cristiani, quindi si parlava sostanzialmente di un credo, di un cristianesimo orientale e un occidentale. Oggi purtroppo la vergogna di cui io ho parlato tante volte è un cristianesimo diviso in mille confessioni, e il cristianesimo diviso in mille confessioni nasce proprio da questo errore di fondo. Da una parte gente che non ha mai studiato adeguatamente la Bibbia e si mette ad interpretarla senza preparazione, dall'altra da parte di chi dovrebbe essere una guida, e che vi ricordate le guerre di religione che poi si concludono in modo anche questo scandaloso, cui est imperium e est religio, secondo che un feudatario fosse cattolico o protestante, automaticamente tutti i sudditi diventavano cattolici o protestanti. Capite che sono cose terribili nella storia, nel momento stesso in cui il potere politico si è frammisto con quello religioso. Ecco perché continuo ad insistere che il percorso cristiano dovrebbe essere alternativo a quello politico, no? E le chiese di Stato sono la peggiore depravazione e degenerazione della fede. Purtroppo è pericoloso, dice l'obiezione, e se i maggiorenti cadono nell'errore, consapevole o non consapevole, trascinano anche la povera gente che si è affidata a questa. Non parliamo oggi dei venditori di almanacchi, che non sono
delle autorità sono semplicemente dei chiacchieroni che tirano acqua al loro mulino per avere un numero elevato di ascoltatori, di lettori, eccetera. Stiamo parlando proprio del teologo, la guida, il vescovo eretico, un po' come era capitato al tempo dell'arianesimo. Questa è un'obiezione più che mai concreta a cui, secondo me, Tommaso dà una risposta che non convince. Se alcuni dei maggiorenti se ne allontanano, non è pregiudicata la fede dei semplici, i quali ritengono che essi abbiano una fede retta. Sì, evidentemente i semplici non sono responsabili di questi deragliamenti, a meno che non vogliano aderire agli errori di costoro, ma siamo sempre lì. Se sono semplici, non possono essere consapevoli dell'errore. Io mi ricordo che al tempo della riforma luterana, non dico il fedele, ma c'era il prete che andava nella chiesa protestante calvinista e celebrava col rito calvinista, poi andava in quella cattolica e celebrava con ed era un prete, perché a quel tempo, e oggi si stanno ripetendo gli stessi errori, c'era una ignoranza diffusa. Quindi come possiamo noi far ricadere e essere d'accordo in questo caso con Tommaso? Il problema rimane, e per me rimane aperto, perché lui dice: a meno che non vogliano aderire agli errori di costoro contro la fede della Chiesa universale, che non può mai venire meno secondo la promessa del Signore. Ma la fede della Chiesa universale, nella sua forma esplicita, la povera gente allora non la conosceva. A quel tempo la stragrande maggioranza del popolo era analfabeta. Perciò queste divisioni, di cui furono responsabili questi riformatori e la Chiesa cattolica nei suoi scandali, e questo poi i signori la vedranno se sono cristiani nel giudizio definitivo, ha portato e ha travolto intere generazioni in questa divisione che poi si è consolidata, perché poi l'eresia assunse delle caratteristiche particolari, addirittura già al tempo di Lutero combatteva altri protestanti che o riformati o riformatori che non erano in sintonia col suo pensiero. Perciò tutta una serie di errori madornali che partirono proprio dai maggiorenti, quelli che Tommaso definisce maggiorenti. E qui c'è il pensiero che oltretutto mi sono dimenticato di definirlo nel testo, dove c'è scritto: io ho pregato per te, o Pietro, affinché la tua fede non venga meno. Noi abbiamo un punto di riferimento che è il Papa, non c'è è il successore di Pietro, le altre confessioni non hanno questo punto di riferimento, e in Pietro noi ritroviamo la nostra unità, sebbene molto spesso i successori di Pietro non sono stati assolutamente coerenti con il loro mandato. Però la dottrina è la cosa fondamentale. Altri pensieri vaghi e peregrini non toccano la dottrina fondamentale, altri pensieri che possono essere legati ai riti, a certe abitudini perverse, a certe scelte di carattere politico, non toccano la dottrina. Perciò il punto di riferimento rimane Pietro. Era certamente più facile per Tommaso definire così la fede esplicita e implicita dei suoi tempi, visto che non aveva ancora conosciuto il disastro determinato dalla riforma. Passiamo all'articolo 7. L'articolo 7 ci rivela
l'atteggiamento tipico del Medioevo, che è espressione, non c'è dubbio, di una grande fede, però è una fede che forza degli avvenimenti storici, delle conoscenze storiche in un'unica direzione. Vediamo di coglierla con molto equilibrio. Sembra che credere esplicitamente il mistero di Cristo non sia per tutti necessario alla salvezza. No. Cogliere il ruolo di Cristo nella incarnazione e nella redenzione è fondamentale per il cristianesimo. Il problema è che Tommaso estende questo credo un po' a tutto il genere umano, sia al mondo pagano, sia al mondo precristiano, al tempo dei profeti, della legge dei profeti, ed evidente una forzatura. Agostino ha scritto: sana è quella fede per cui crediamo che nessun uomo di qualsiasi età possa essere liberato dal contagio della morte e dei legami del peccato se non mediante Gesù Cristo, unico mediatore tra Dio e gli uomini. Che nessun uomo di qualsiasi età possa essere liberato. Con età, se intendiamo di qualsiasi tempo, voi capite che questa rivelazione si completa solamente col Cristo. E su questa linea risponde Tommaso: la via per cui gli uomini possono raggiungere la beatitudine è il mistero dell'incarnazione e della passione di Cristo. Non c'è alcun altro nome dato agli uomini dal quale possiamo aspettarci di essere salvati. E la cosa fin qui funziona. Perciò era necessario che il mistero dell'incarnazione di Cristo in qualche modo fosse creduto da tutti in tutti i tempi. E qui chiaramente noi non possiamo condividere questo pensiero, però diversamente secondo le diversità dei tempi delle persone. Cioè Tommaso sostiene che nei tempi prima della venuta di Cristo questo credo fosse implicito nella fede dell'uomo. Infatti prima del peccato, stiamo facendo riferimento al peccato originale, l'uomo ebbe la fede esplicita dell'incarnazione di Cristo in quanto questa era ordinata alla pienezza della gloria, ma non in quanto era ordinato a liberare dal peccato con la passione e con la resurrezione. Quindi secondo Tommaso l'incarnazione era conosciuta già da Adamo. Dio si sarebbe incarnato in Cristo per portare l'uomo alla gloria, non per toglierlo evidentemente dal peccato, quindi non ci sarebbe stata una passione, un sacrificio. Invece si arguisce che prevedeva l'incarnazione di Cristo dalle parole che disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si stringerà alla sua moglie. Parole che secondo l'Apostolo stanno a indicare il grande mistero esistente tra in Cristo e la Chiesa. È forzatura, a mio avviso. L'uomo lascerà il padre e la madre e si stringerà alla sua moglie. Questa immagine viene recuperata da Paolo per dire che il legame vero, concreto, non il fasullo, tra un uomo e una donna è profondo, come profondo il legame tra Cristo e la sua Chiesa. Ma non possiamo pensare che quelle parole di Genesi si riferiscano poi al mistero, in una prospettiva precedente all'incarnazione, alle parole di Paolo,
alla prospettiva del legame che ci sarebbe stato tra Cristo e la sua Chiesa. Però ammiriamo questa fede, la fede di medievale, che vede al centro tutto, è la ragione proprio della propria vita, della propria esistenza, il credo, in modo particolare il Cristo che diventa quel ponte, quella ragione per cui si può credere effettivamente di nuovo nell'amicizia con Dio. Quindi già al tempo di Adamo, prima del peccato, secondo Tommaso e secondo la teologia del tempo, c'era questa consapevolezza. Dopo il peccato, poi, il mistero di Cristo fu creduto esplicitamente non solo per l'incarnazione, ma anche rispetto alla passione e alla resurrezione con le quali l'umanità viene liberata dal peccato e dalla morte, altrimenti gli antichi non avrebbero prefigurato la passione di Cristo con dei sacrifici, sia prima che dopo la promulgazione della legge. D'altra parte lo stesso Isaia fa riferimento a questa passione e dice, guardate che questa cosa ha in sé, anche se non lo si vuole vedere, una luce di verità. Tutti gli uomini nel loro credo avevano dei sacrifici. E alcuni addirittura arrivarono dei sacrifici umani, perché si sentiva la necessità di giustificarsi di fronte a Dio dei propri peccati, delle proprie mancanze, delle proprie omissioni. E anche quindi nel popolo ebreo c'era il sacrificio, e questo sacrificio preveniva un sacrificio molto più importante, che sarà poi decisivo, che sarà il sacrificio di Cristo. Sono tutte premesse, non si può evidentemente dare una dimostrazione scientifica, sono tutte premesse importanti, come molto spesso troviamo nella storia, il Dio che si unisce ad una creatura e dà origine all'eroe. Pensate ad Enea. Questo pensiero ricorrente di Dio che interviene nella storia dell'uomo, si unisce ad una donna e abbiamo una semidivinità. Cosa sono queste tracce che possono in qualche modo prevedere e annunciare qualche cosa di più grande? È solo mitologia? O è un'opera mistificatrice dello spirito del male che cerca nella storia di imitare, ma non ci riesce evidentemente, il grande mistero dell'incarnazione cristiana? È un argomento aperto, che è evidente che può essere considerato e valutato in mille maniere. E che mi dice, queste sono tutte riflessioni mie, estratemporanee, e che mi dice che Dio, prima dell'annuncio a Maria, non abbia proposto questo annuncio a qualche altra donna e che questa donna non l'abbia accolto. Sono i misteri extra biblici su cui possiamo fare solo delle ipotesi, però si possono leggere anche al contrario di come si vogliono leggere oggi. Vedi che anche negli altri popoli si parlava di una incarnazione divina, vedi che anche tra gli altri popoli c'erano i sacrifici, vedi che anche tra gli altri popoli si parla di un'alluvione universale. Lo si può, questa verità, questi fatti, questi ipotetici fatti veri, veri,
mitici, mitologici, interpretati in una maniera, ma si possono interpretare anche in un'altra. Tuttavia, proviamo ad andare avanti. Finalmente, dopo la rivelazione della grazia, tanto i maggiorenti che i semplici sono tenuti ad avere la fede esplicita nei misteri di Cristo, e su questo noi siamo d'accordo. Non si può essere cristiani se non si pone, visto che siamo cristiani, se non si pone al centro della nostra fede la presenza di Cristo, e specialmente di quelli che vengono pubblicamente proposti come gli articoli dell'incarnazione, quindi passione, morte, resurrezione, incarnazione, eccetera. Vediamo le obiezioni, anche queste sono abbastanza, potrebbero essere discutibili, potrebbero essere delle luci invece che ci illuminino maggiormente. Un uomo non è tenuto a credere quello che ignorano persino gli angeli. Anche gli angeli hanno ignorato il mistero dell'incarnazione, infatti stando all'interpretazione di Dionigi, nei Salmi leggiamo, e anche in Isaia, chi è questo re della gloria? Chi è questo che viene da Edom? Come avrebbero potuto gli uomini avere un'idea dell'incarnazione di Cristo prima della sua incarnazione se non lo conoscevano neanche gli angeli? Sempre stando a questa interpretazione di Dionigi, come insegna Agostino, agli angeli non rimase del tutto nascosto il mistero del regno di Dio, però ne conobbero più perfettamente certi aspetti solo mediante la rivelazione di Cristo. Era un po' difficile che gli angeli, puri spiriti, non avessero nelle loro conoscenze questo progetto divino, che naturalmente viene conosciuto soltanto in modo pieno e definitivo nel momento in cui si è realizzato. Matteo: tra i nati di donna non è sorto mai alcuno più grande di lui, stiamo parlando di Giovanni Battista. Eppure sembra che Giovanni Battista non abbia conosciuto esplicitamente il mistero di Cristo, avendo egli chiesto: sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Guardate che è una obiezione che sta in piedi, eh? Giovanni Battista si rivolge al Cristo chiamando l'agnello di Dio e poi pone questa domanda che troviamo in Matteo: ma sei tu che è quello che devi venire? Ma se l'hai chiamato al momento del battesimo, ecco l'agnello di Dio, è colui che toglie i peccati del mondo, adesso chiedi se sei tu colui che deve venire? Tommaso risponde a questa obiezione: mi convince solo una risposta, le altre non più di tanto. Proviamo a vedere. Battista non intese interrogare sulla prima venuta di Cristo per l'opera dell'incarnazione, questo è il pensiero di Tommaso, poiché egli stesso l'aveva proclamata espressamente: io ho veduto e ho testimoniato che questo è il figlio di Dio. Egli perciò non domandò: sei tu colui che è venuto, ma sei tu colui che deve venire, chiedendo così non per il passato ma per il futuro. È evidente che noi attendiamo una seconda venuta di Cristo. Ora sembra che la prima venuta di Cristo si fosse chiara a Battista, a Giovanni Battista. Perciò Tommaso pensa che questa domanda sia rivolta alla seconda venuta di Cristo. Così pure non si deve credere che egli ignorasse la passione di Cristo, infatti l'aveva così definita la presenza di Cristo presso il Giordano: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Se parliamo di agnello, parliamo di sacrificio, parliamo di passione, parliamo di redenzione. A Giovanni era ben chiaro il ruolo di Cristo: qualcuno battezzerà dopo di me, ma sarà molto più grande di me, io non avrò neanche sono neanche degno di legare i lacci sui sandali. Perciò si può ritenere con Gregorio, stiamo riportando il pensiero di San Gregorio in riferimento a questa obiezione, che Giovanni domandasse perché non sapeva se il Cristo sarebbe disceso personalmente all'inferno. L'inferno, attenzione, non intendiamo
l'inferno della punizione, ma là, quello che poi nei secoli venne definito limbo, anche se Benedetto XVI lo ha cancellato, ma quel luogo in cui i profeti e i santi del passato attendevano la redenzione. Sapeva bene infatti che la virtù della passione di lui si sarebbe estesa fino a coloro che erano chiusi nel limbo, secondo le parole di Zaccaria. Al tempo di Tommaso si credeva nel limbo, anche se non era mai stato definito ufficialmente dalla Chiesa. E si fa riferimento a un testo di Zaccaria. Tu inoltre, mediante il sangue, sangue, lo dice già Zaccaria, il sangue della tua alleanza, quindi qualcuno forse capiva già che ci sarebbe stato un sacrificio, o anche solo implicitamente, hai riscattato i tuoi prigionieri dalla fossa senza acqua, che il tempo ha interpretato con questo vocabolo limbo. Quindi Gregorio interpreta in questo modo quella domanda che Battista dalla prigione pone al Cristo. Ma a me mi convince maggiormente la spiegazione di Crisostomo, che Giovanni abbia domandato non perché egli ignorasse, ma perché Cristo da sé convincesse i suoi discepoli. Infatti Cristo rispose istruendo i discepoli col mostrare il valore delle opere compiute. Fu questa l'occasione presa da Cristo per spiegare che era lui chi doveva venire, chi avrebbe riscattato il mondo dal peccato originale. Questa interpretazione mi pare che sia la più congrua. Terza e ultima obiezione. Dionigi afferma che molti pagani raggiunsero la salvezza mediante il mistero degli angeli. Perciò credere esplicitamente il mistero di Cristo non è per tutti necessario alla salvezza. Esplicitamente oggi sì, al tempo dei pagani, è quello di cui vi avevo parlato, no? Presso i pagani esistevano anche sacrifici. Si sentiva la necessità di giustificarsi di fronte a Dio col sangue. E abbiamo detto che si è arrivati addirittura a dei sacrifici umani. Tuttavia, Tommaso ricorda dei fatti che sono avvenuti nel passato, che sembrano presso i pagani annunciare la venuta di Cristo. Il Dies Irae, Dies Illa, che una volta si cantava in chiesa, che è stato annullato naturalmente, scioccamente, nella liturgia nuova, scioccamente perché riproduce il pensiero che troviamo nell'Apocalisse di Giovanni Apostolo, riportava Sibilla, così annunciarono Davide e la Sibilla, no? E infatti al tempo di Tommaso, tempo in cui non veniva messo in dubbio sempre tutto, si fa riferimento a questi avvenimenti, a ragione o a torto, per dire e per sostenere anche i pagani, anche certi esponenti del credo pagano, implicitamente hanno annunciato la venuta del Cristo, è il mistero di Cristo. A molti pagani furono fatte rivelazioni sul Cristo, come è evidente dalle loro predizioni. Giobbe infatti affermava: io so che il mio Redentore vive. Siamo Giobbe 19:25. E anche la Sibilla, come riferisce Agostino, predisse alcune cose sul Cristo. Inoltre, nella storia romana si racconta che al tempo dell'imperatore Costantino e di Irene, sua madre, fu esumato un uomo con una lamina d'oro sul petto in cui era scritto: Cristo nascerà da una vergine e credo in lui.
o sole ai tempi di Irene e di Costantino mi rivedrai. È vero? È falso? Certo, oggi siamo abituati a dire è tutta mitologia, è tutta leggenda. Io non sono molto d'accordo su questa linea. Anche se non ebbero una fede esplicita, ebbero però una fede implicita nella divina provvidenza, credendo che Dio sarebbe stato il redentore degli uomini. Dio sarebbe stato il redentore degli uomini. Infatti questa preghiera che i pagani rivolgevano agli dèi era sempre una richiesta di intercessione, un aiuto che questi pagani di ogni tempo richiedevano alla divinità, che avrebbe potuto solo lei dare una risposta adeguata alle necessità degli uomini. Erano forme evidentemente non come quelle che noi oggi concepiamo nel rapporto col Cristo, erano forme imperfette, ma sono forme che vengono interpretate da Tommaso in questa direzione, cioè in una venuta straordinaria, nuova, alternativa, che è la venuta di Cristo e la sua incarnazione. Essendo egli, come dice il libro di Giobbe, colui che insegna a noi più che alle bestie della terra. Passiamo all'articolo 8. Continuiamo sempre per questa strada. Videtur sembra che credere esplicitamente nella Trinità non sia necessaria la salvezza per noi oggi. Tommaso sostanzialmente sostiene che implicitamente anche nel passato non tanto le persone semplici quanto coloro che lui definisce maggiorenti credevano nella Trinità. Io non sono d'accordo. Se vogliamo parlare di una potenzialità a questo credo, sono d'accordo, ma implicito no. Vediamo comunque il pensiero di Tommaso. Non è possibile credere esplicitamente il mistero di Cristo senza la fede della Trinità, e di questo non c'è dubbio per noi oggi che siamo stati illuminati, poiché il mistero di Cristo implica l'assunzione della carne da parte del Figlio di Dio, la rinnovazione del mondo mediante la grazia e la concezione del Cristo per opera dello Spirito Santo. Io sapete che per tanto tempo e ancora oggi sono ritornati più di 25 anni, sono a confronto con i testimoni di Geova con cui ci confrontiamo, eccetera. Per me non è pensabile che il Cristo sia semplicemente un secondo Adamo. Perché un secondo Adamo, per quanto fosse perfetto, non avrebbe potuto caricarsi sulle spalle i peccati terribili che gli uomini hanno commesso nei secoli passati, presenti e futuri. Solamente Dio poteva assurgere a questo ruolo. Perciò è fondamentale poi. Se è fondamentale per la salvezza, questo non lo so, però è fondamentale per essere cristiani, essere legati al credo niceano di Costantinopoli, altrimenti manca al cristianesimo una verità fondamentale che è durata quanti 1700 anni, no? Arriva fino ai nostri giorni, e la verità delle chiese apostoliche e anche delle chiese riformate è importante, insomma. Io qui ho sottolineato, ma non ho evidenziato in giallo, perché non condivido questo pensiero, ma io devo commentare Tommaso. Perciò, prima di Cristo, il mistero della Trinità fu creduto come il mistero dell'incarnazione, e cioè esplicitamente dai maggiorenti e in maniera implicita e quasi velata nelle persone semplici. Dice Tommaso, il mistero della Trinità si riduce presso i popoli
passati a mistero dell'incarnazione. Ma abbiamo visto che il mistero dell'incarnazione è quel mistero che viene esplicitato in tutte quelle preghiere che i popoli pagani e anche il popolo ebreo hanno rivolto a Dio per che Dio intervenisse nella quotidianità degli uomini. Quindi sostanzialmente è la fede in un Dio che salva, quindi indirettamente, implicitamente è la fede in un'incarnazione, e tante volte le divinità passate si ebbero a incarnare in uomini, incarnare in animali. Questo viene visto da Tommaso come una implicita fede nell'incarnazione, e quindi se è incarnazione della Trinità. Capite che è, però è la fede di Tommaso che vuole vedere tutto in questa prospettiva divina. Noi la vediamo in una prospettiva di stiracchiamenti, no? Perché oggi c'è proprio il contrario, anche là dove c'è un'evidenza senza ombra alcuna di dubbio, noi dobbiamo metterci il dubbio, noi dobbiamo metterci la critica, noi dobbiamo sconvolgere tutto. Al tempo di Tommaso era il contrario, tutto, ecco la grandezza di un santo, della sua fede, tutto viene visto nella luce divina, nella luce di Cristo e della rivelazione. Cari amici, Tommaso era santo e tanti furono santi allora, però sono convinto che era più facile essere santi allora di oggi, perché oggi siamo tormentati da mille dubbi, perché tutto viene visto nel dubbio, tutto viene messo in discussione. Comunque, vediamo un po' di andare avanti. E tutti quelli che rinascono in Cristo devono questo beneficio all'invocazione della Trinità secondo le parole evangeliche: andate ammaestrate tutte le genti e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando qualcuno mi dice, ma nel Vangelo non c'è mai stata scritta la parola Trinità, va bene, lo sappiamo che il vocabolo Trinità è venuto molto dopo, però se non vogliamo chiamarla Trinità, chiamiamo Padre, Figlio e Spirito Santo. È così che viene definito il battesimo da Cristo in Matteo 28:19, nel nome del Padre, nel nome di chi? Non di che cosa, nel nome del Re, io, nel nome del Presidente della Repubblica, io, nel nome del popolo italiano, io. Quindi dichiaro io, quindi nel nome di chi? Sono tre persone, è così chiaro, Matteo 28:19. Non vogliamo chiamare Trinità, beh, questo vocabolo è stato inventato, diciamo Padre, Figlio e Spirito Santo. Lo troviamo in Matteo, a meno che si voglia considerare anche Matteo scritto apocrifo per poter gestire una dottrina che non è dottrina cristiana. Vediamo le obiezioni. L'Apostolo ha scritto ebrei: chi si accosta a Dio deve credere che Egli esiste e che è remuneratore di quelli che lo cercano, e quindi non c'è bisogno di conoscere e credere nella Trinità, basta credere in Dio e che è il remuneratore di quelli che lo cercano. Sì, queste sono le citazioni abbastanza isolate di cui siamo abituati oggi a essere istruiti, su cui siamo abituati oggi ad essere istruiti. Non è detto però che per tutti e in tutti i tempi questa fede sia stata sufficiente. Magari là dove la Trinità non era stata ancora rivelata, ma nel momento stesso in cui noi abbiamo conosciuto questa verità dogmatica ed è stata definita da dei concili, è logico che non basta solamente credere che Dio esiste e che è remuneratore. Ci vuole qualcosa di più, anche per la fede dei semplici. Il Signore ha detto, Padre, attenzione a quest'altra citazione che è molto importante, io ho manifestato il tuo nome agli uomini. Quale nome? Yahweh? O Geova?
non critichiamo i testimoni di Geova, perché anche noi, anche i cristiani, cattolici e riformati, nei secoli passati storpiavano il nome di Dio e lo definivano Geova. In diversi templi e diverse chiese cristiane abbiamo la parola Geova. Quindi il problema è un altro qui. Il Signore ha detto: Padre, io ho manifestato il tuo nome agli uomini, ma quale nome? Il nome di Padre. Non il tuo nome di Dio, ma il tuo nome col quale sei chiamato Padre mio. Questo è il pensiero di Agostino, un pensiero che rivela nelle parole del Cristo il mistero della filiazione, quindi il rapporto tra un padre e un figlio, che è l'inizio del mistero e del dogma della Trinità beata. Perciò prima della venuta di Cristo non si sapeva che in Dio ci fossero paternità e filiazione, quindi non si credeva esplicitamente nella Trinità, questa è l'obiezione. Però è interessante il pensiero di Agostino che chiarisce. Prima della venuta di Cristo la fede nella Trinità era nascosta nella fede dei maggiorenti, e abbiamo visto in che modo: nel credere in una intercessione di Dio, nel credere in una redenzione e quindi nella necessità di un intervento che, secondo me, però, nella prospettiva di Tommaso è un po' forzato. Vediamo la terza obiezione. Dunque, 1, 2, 3. Oggetto della beatitudine è la somma bontà che si può concepire in Dio anche a prescindere dalla distinzione delle persone. Di nuovo, però, vedete, questa bontà per un cristiano non è comprensibile se non si rivela nell'incarnazione del Cristo. Questa bontà non è comprensibile se non si capisce la passione del Cristo e il ruolo del Cristo come seconda persona della Trinità. E quindi anche la terza, che ha permesso a Maria di concepire senza conoscere uomo. Passiamo all'articolo 9. A proposito di meriti, una volta si giocava sempre sui meriti, anche le cose più banali, acquisisco dei meriti, mi assicuro la salvezza. Oggi si sta lavorando su tutto un altro fronte e non si vuole più parlare di meriti. Invece bisognerebbe sempre percorrere la giusta via, dove siamo consapevoli anche che una nostra buona azione, una fede robusta, consapevole e in sintonia con la volontà divina, è meritoria. Quindi, videtur, sembra che credere non sia un atto meritorio, non credere è un atto meritorio. Vediamo adesso le obiezioni, le risposte e poi concludiamo, perché guardate che la conclusione nel rispondio è molto importante. Il principio del merito è la carità. Ora, la fede è prerequisita alla carità come la natura. Questa obiezione non è stupida, eh? Dice: ma prima ci deve essere la fede, poi la carità. Ma è la carità che rende le nostre opere meritorie. Ma come fa ad esserci la carità là dove c'è solo la fede, visto che la fede è un prerequisito della carità? Sì, però nel momento stesso in cui subentra la carità, anche la fede può diventare meritoria. Vediamo la risposta. Sia la natura, cioè le nostre azioni naturali, non sono meritorie se sono in linea con la natura, no? Il fatto che un soggetto non usi alcolici non è virtuoso se gli alcolici non gli piacciono, la sua natura lo predispone così, no? Quindi sia la natura che la fede, viste in se stesse, non possono compiere un atto meritorio. Agisco per natura, vorremmo dire agisco per istinto, e la stessa fede,
quella fede che una volta era presente nei nostri padri, nella nostra società, per cui al 95% tutti erano cristiani, si nasceva così, si viveva così, era un po' un'abitudine. Si poteva definire meritoria quella fede in sé, se non era informata poi dalla carità? Ma se, c'è un se, interviene la carità, gli atti di fede con essa diventano meritori. E così pure gli atti della natura, ovvero quelli naturali del libero arbitrio. Se io sono propenso a bere e anche a bere eccessivamente, dico no, adesso mi devo contenere, questo mio atto naturale è meritorio. E così la fede, quando è informata dalla carità, si realizza nella carità, è irrobustita dalla carità, ecco che questa fede di fronte agli occhi di Dio diventa meritoria. D'altra parte, nel Sed Contra leggiamo, San Paolo insegna, per la fede raggiunsero le promesse. Quindi la fede diventa giustamente retribuita con le promesse, e allora la fede è meritoria. Ora, questo non sarebbe successo se non avessero meritato col credere. Questa fede, questo credo, ha permesso di raggiungere le promesse perché meritate, e se c'è il merito è un atto di giustizia. Credere è un atto che sta tra l'opinare e il sapere, l'abbiamo visto, no? Ora, una considerazione scientifica non è meritoria, e così pure non è un'opinione. Dunque non è meritoria neppure il credere. E certo, una considerazione scientifica, facciamola semplice semplice, 4 più 4 fa 8, che merito ho? Un'opinione, penso che prima di sera si metta a piovere, che merito ho? E allora, visto che la fede è stato l'opinare e il sapere, anche il credere non può essere meritorio. Vediamo, anche qui c'è un chiarimento molto bello, più che per il discorso fede meritoria, quanto piuttosto per il sapere meritorio. Nel sapere si possono considerare due cose: l'adesione di chi sa alle verità scientifiche, non è soggetta al libero arbitrio. L'adesione di chi sa alle verità scientifiche non è soggetta al libero arbitrio, perché chi sa è costretto ad aderire all'efficace dimostrazione. Attenzione che la scienza ci pone di fronte all'out-out, eh? Se per trovare l'area di un rettangolo io devo fare base per altezza diviso rettangolo base per altezza, per il triangolo base per altezza diviso 2, io qui non c'è libero arbitrio, la regola è quella. Quindi il sapere, la conoscenza scientifica, non dà possibilità al libero arbitrio, si impone, diventa una necessità, ma è soggetta al libero arbitrio la considerazione attuale delle verità scientifiche. Che vuol dire? Infatti, il potere dell'uomo considerarle o non considerarle. Ecco perché codesta considerazione può essere meritoria se viene rivolta al fine della carità, cioè a rendere onore a Dio o utilità al prossimo. Se io scientificamente ho delle conoscenze ben precise e so che scaricare quei rifiuti contaminati in una determinata zona vuol dire inquinare la terra, le acque e danneggiare il prossimo, e lo faccio egualmente, libero arbitrio, è una grave mancanza di fronte a Dio. Se invece, a costo di rimetterci di mia tasca, a costo di andare incontro a degli ostacoli non indifferenti, io per il bene degli altri, in nome della carità, utilizzo queste mie conoscenze e nella considerazione attuale li
concretizzo nella mia opera, ecco, questa mia scelta è soggetta al libero arbitrio. Ora, la fede, nella fede, sia l'una che l'altra cosa è soggetta al libero arbitrio, sia l'adesione, perché non abbiamo una formula matematica, sia la considerazione attuale che coinvolge la carità. Andiamo al terzo. Qui la terza obiezione è un sofismo più che altro. Chi credendo aderisce a una cosa ha o non ha un motivo sufficiente che lo induce a credere. Se egli ha un tale motivo, l'atto non sembra essere meritorio, perché rientreremmo nella conoscenza scientifica. Una volta veniva considerata conoscenza scientifica, senza ombra di dubbio, la prima prova, non so se mi ricordo se è la prima prova dell'esistenza di Dio di Don Tommaso, quella adottata anche dagli illuministi, se c'era l'orologiaio, se c'era l'orologio ci deve essere anche l'orologiaio, perciò è un fatto scientifico, non posso negarlo, non ho la possibilità del libero arbitrio, quindi non c'è merito, poiché egli non è libero di credere e di non credere. Se invece il motivo è insufficiente e quindi non ho una ragione necessitante per credere, il credere è un atto di leggerezza, come afferma l'Ecclesiastico: chi subito crede è di cuore leggero, e quindi l'atto non è meritorio, sia nel caso in cui abbia delle ragioni il soggetto di credere necessariamente, sia che queste ragioni non ci siano, e allora andrebbe contro addirittura la parola della Bibbia: chi subito crede è di cuore leggero. Quindi l'atto del credere non è meritorio, sembra. Vediamo la risposta, che è questa: chi crede ha motivo sufficiente che ne invita a credere, infatti viene indotto dall'autorità della rivelazione di Dio, confermata dai miracoli. Non è semplicemente un'opinione, è una rivelazione divina. Qui naturalmente c'è il problema di: ma se io non credo che è la rivelazione divina, beh, se non credi che è la rivelazione divina, dovresti darmi anche delle ragioni, perché a mio avviso ci sono più ragioni nel credere che ragioni nel non credere. Tuttavia, non entriamo in questo argomento, che è un argomento di altro genere. E più ancora dall'ispirazione interna di Dio che lui invita, e quindi non crede con leggerezza. Allora, colui che crede, innanzitutto abbiamo detto, è già predisposto dalla grazia divina a credere, e poi questo credo arriva direttamente da Dio. Io aggiungerei, e con un po' di intelligenza, analizzando la storia, noi vediamo che ci sono più ragioni per credere che ragioni per non credere. D'altra parte, c'è la scommessa di Pascal, che conviene credere che non credere. Vediamo adesso il rispondeo, che secondo me, io vedete che ho messo in cassetto, mi capita raramente di scrivere tutto in lettera maiuscola, ma è la sintesi del tutto, eh? Come abbiamo già detto, i nostri atti sono meritori in quanto procedono dal libero arbitrio, di questo non c'è dubbio, e procedono dalla carità, mosso da Dio mediante la grazia, perché altrimenti noi non potremmo accogliere qualcosa di superiore alla nostra natura e alle nostre forze. Attraverso la grazia noi siamo innestati nella vita eterna, però noi potremmo anche non dare frutto. Ecco perché qualsiasi atto umano soggetto al libero arbitrio, se è indirizzato verso Dio, può essere meritorio, solo se è indirizzato a Dio, sebbene che Dio può essere inteso come un obiettivo immediato o un obiettivo a lungo termine. L'obiettivo immediato a sua volta diventa uno strumento per garantire, per rafforzare la proiezione verso l'obiettivo ultimo, finale, che è Dio. Qui ce l'abbiamo una sintesi. Ora, credere. Sarebbe da studiare memoria, come si faceva una volta. È un atto dell'intelletto. È un atto dell'intelletto che aderisce alla verità divina. C'è una verità. Per aderire alla verità non basta l'istinto. E non basta neanche la ragione. Perché la ragione, se non ha delle specifiche
dimostrazioni, non può aderire alla verità. Quindi è un atto dell'intelletto che aderisce alla verità divina sotto il comando della volontà. Perché se c'è la volontà non c'è, l'intelletto non aderisce. Mossa da Dio questa volontà mediante la grazia. Dio dà un aiuto particolare per questo movimento. E quindi è soggetta a libero arbitrio in ordine a Dio. È in ordine a Dio, in ordine a questa proposta divina, che è la rivelazione, in ordine a Dio il soggetto può scegliere o non può scegliere. Non in una condizione necessitante come è la verità scientifica, e neppure in una situazione opinabile, perché queste... sì, effettivamente la proposta di Pascal è una proposta opinabile. Qui invece c'è un credo molto più fermo, non è un scegliamo il male minore, è un credere fermo, è un credere che può essere solamente definito e sostenuto dalla grazia divina, è un credere, il credere dipende da un atto dell'intelletto e dalla libera volontà, perché chi questa volontà non ce l'ha continuerà sempre comunque a indirizzare l'intelletto su un altro oggetto che non è evidentemente la rivelazione. E arriviamo all'ultimo articolo, che è il 10. Sembra che le ragioni portate a favore della fede ne diminuiscano il merito. Può anche essere, ma non è detto. Io direi proprio di no. Comunque, la risposta di Tommaso è un ni. San Gregorio insegna: non ha merito la fede cui la ragione umana offre una prova. Perciò, se la ragione umana che offre una prova adeguata esclude totalmente il merito della fede, è chiaro che una ragione umana qualsiasi portata a sostegno delle cose di fede ne diminuisce il merito. Quindi io credo perché c'è stata una ragione che mi ha obbligato a credere, come chi crede nella matematica ci crede perché 2 più 2 fa 4 e non può fare altrimenti. E quindi non c'è merito. San Gregorio parla del caso in cui uno non ha volontà di credere se non per le ragioni addotte. Cosa potrebbe essere? Ma potrebbe essere un miracolo. Vado a Lourdes, sono sulla carrozzella, riesco a camminare, credo, magari trascinato da qualche amico, da qualche compagno, da un parente, sono quanto mai scettico, però a un certo punto sono coinvolto in un miracolo. Questa fede ha merito? In teoria no, però secondo me questa fede poi informata dalla carità ne acquista in un secondo momento. Uno può diventare un araldo anche se sul momento quella fede non ha merito. È un'azione misericordiosa ulteriore dell'opera salvifica di Dio nei confronti di quella particolare creatura. Noi abbiamo detto che c'è predestinazione. C'è predestinazione, ma attenzione che la predestinazione al bene è ancora più gravosa a volte della non predestinazione, perché la persona che ad esempio viene guarita, come facciamo questo esempio in un fatto straordinario, poi ha ricevuto una grazia ulteriore, un aiuto ulteriore e deve quindi poi corrispondere a questa cascata di grazie e di favore che ha ricevuto da parte di Dio. Le ragioni addotte a sostegno della credibilità della fede non sono dimostrazioni capaci di portare l'intelletto umano all'evidenza. Io mi potrei anche essere, e avrei potuto anche trovare la guarigione, così, trovare, c'è chi le trova queste scuse, no? Sono a Lourdes, sono stato, probabilmente la mia malattia è una questione nervosa, perciò, per cui sono stato circondato da questo stato di euforia e sono guarito. Anche in situazioni di questo genere qualcuno potrebbe dubitare perché non c'è l'evidenza.
E quindi le cose di fede non cessano così di essere inevidenti, perché il fatto di essere guarito, vabbè, mi porta a credere a Dio, ma poi io ho tutto un'altra serie di articoli di fede, come abbiamo già letto, no? L'incarnazione, la passione, la resurrezione, la Trinità, eccetera. Ma codeste ragioni tolgono gli ostacoli della fede, mostrando che non è impossibile quanto essa propone, perciò tali ragioni non diminuiscono i meriti della fede. Se io convinco una persona a pensarci un momentino, a valutare la storia, a valutare quello che è avvenuto nei secoli tra gli uomini, e do a questa persona delle ragioni per credere, non vuol dire con questo che il merito viene diminuito. Questa persona ha avuto la pazienza di ascoltarmi, la pazienza di non essere bloccata da delle ideologie perverse, la possibilità di essere malleabile, di accogliere qualche cosa che non aveva mai accolto. Infatti, nello stesso Sed Contra, Pietro cosa dice? Siete sempre pronti a dar soddisfazione a chiunque vi domandi in ragione della speranza e della fede che è in voi. Dare delle spiegazioni è il compito ed è il dovere di coloro che hanno in mano la vita spirituale del proprio gregge. Tristissima la cosa di chi va dal suo parroco e gli dice: parroco, guarda che devi togliermi dal battesimo, io ho intenzione di diventare testimone di Geova. E il prete che risponde: fa come vuoi. Sono cose terribili, perché il compito in modo particolare del pastore è quello di andare alla ricerca di quella pecora che si sta smarrendo, al di là di tutte le stupidaggini della privacy o della libertà personale o delle scelte che non sono sufficientemente coerenti. Allora l'Apostolo non esorterebbe a questo se ciò non dovesse diminuire il merito della fede. Quindi è compito dei fratelli, confermati fratelli nella fede, delle guide, dei pastori, degli apostoli, dare anche delle ragioni. E arriviamo all'ultima obiezione: gli elementi negativi contrari alla fede, cioè sia la persecuzione di chi vuole costringere ad abbandonarla, sia le ragioni che suggeriscono codesto abbandono, aumentano il merito della fede. Allora, al tempo degli apostoli c'erano le persecuzioni, anche se qualcuno, come per il grande olocausto del XX secolo, c'è qualcuno che le vuole negare, siamo sempre alle solite, no? Dire: ma guarda, non sono morti in centinaia e migliaia, forse c'erano tre o quattro cifre che sono morti così per caso, sono diventati tutti martiri. Oggi ci sono queste teorie. D'altra parte c'è anche chi vuole negare l'olocausto. Comunque, ognuno ha il diritto di percorrere la propria strada di perversione. Indubbiamente allora queste erano persecuzioni. Oggi le persecuzioni, ma le persecuzioni sono la derisione, no? Quante volte noi ci troviamo di fronte a dei ragazzi che mi scrivono e mi dicono: ma io sono oggetto delle battute dei miei compagni di scuola. Pensate all'operaio, pensate a certi luoghi di lavoro, pensate a certi luoghi di ritrovo, no? Di divertimento. Chi crede diventa oggetto di battute stupide. A me onestamente queste cose non sono mai capitate, perché sono abbastanza battagliero. Poi sapete, uno che ha una cattedra, non sono stato provato, non ho avuto meriti a questo proposito. Io avevo le mie ragioni, e queste, di fronte a queste ragioni, chi era abituato a contestare, alla fine taceva. Non perché le do io queste ragioni, ma perché le ragioni ci sono e nessuno può metterle in dubbio se non chiacchierando a vuoto. Però voi capite che la fede viene messa a dura prova. A quel tempo, nelle arene,
tra i leoni, le bestie feroci e le crocifissioni. Oggi, in modo molto più astuto, no? Perché siamo democratici, ognuno ha diritto di pensare come, però se non la pensi come me sei fascista, sei reazionario, sei di un'altra epoca, sei del Medioevo, eccetera eccetera. A noi questo non interessa, andiamo avanti per la nostra strada. Gli elementi che contrastano la fede sia nel pensiero umano sia nella persecuzione esterna intanto accrescono il merito della fede in quanto mostrano una volontà più pronta e più ferma. Questa è la situazione dei martiri che addirittura sono stati santificati. Gli elementi a favore della fede non sempre diminuiscono la prontezza della volontà del credere e quindi non sempre diminuiscono il merito della fede. Cosa vuol dire qui la risposta? Vuol dire che se io nasco come sono nato io 70 anni fa, oppure 90, oppure 100, oppure il tempo di Tommaso d'Aquino, dove la società era cristiana, a volte al 100%, è chiaro che questi elementi a favore della fede diminuiscono la mia prontezza. Molto spesso questi elementi si trasformano in routine quotidiana, non peraltro tutto il mondo cristiano dell'Africa settentrionale con l'avvento dell'islamismo si è convertito in gran maggioranza alla nuova religione, perché la cosa non era più sentita come una fede viva, ma era diventata una routine, un po' come è capitato nel XX, XXI secolo, laddove la routine, non come vogliamo, chiamiamo l'abitudine per non utilizzare sempre termini stranieri, l'abitudine è venuta meno di fronte a quegli attacchi dei laicisti e degli atei e dei continui contestatori. Perciò il merito è grande e aumenta nel momento in cui ci sono le persecuzioni. Quando le persecuzioni non ci sono c'è il pericolo di entrare nell'abitudine, ma ci potrebbe anche essere l'altra soluzione, cioè nel vedere gente disposta a vivere pienamente la propria vita cristiana, essere trascinati a qualcosa ancora di più grande fino ad una fede eroica, quale hanno dimostrato Domenico, i domenicani, disposti ai tre voti totali di povertà, castità e obbedienza, e alla povertà, infatti, nostro Tommaso apparteneva agli ordini mendicanti.